fatta vedere. Vabbè. È un gesto politico. È due giorni che ne parliamo. Dai, via, dai. Veramente pensando di scendere in campo con la politica? No, purtroppo ogni volta che decido di fare qualcosa mi si associa alla politica. Questo è veramente un atto di una persona che ama l'Italia, che soffre di vederla così e che vuol fare qualcosa di concreto per l'Italia. Io è già un'idea che avevo, diciamo, prima di questa tragedia del coronavirus. L'Italia dal 2008, diciamo, è in crisi, è uno degli unici paesi in Europa che non si è ancora sollevato. È con noi il principe Emanuele Filiberto. Eccoci qui, eccoci qui. Buonasera, buonasera. Con la marcia reale, accolto dalla marcia reale. Avanti tu. E con questa marcia sarai esiliato per sempre. Allora, ecco, caro... qua, io ne ho un'altra se volete di marcetta. No, che cos'è la marcetta? La casa Savoia, maiata d'onda di sangue. Ma che c'entra? Questa è quella antimonarchica. Si langue, aspetta. Si veglia il popolo che langue. Aspetta. Latri del nostro sudore. Nel mondo siamo tutti fratelli. Noi siamo le schiere ribelli. Sorgiamo che giunta è la fine. A morte il re, il principe. È un po' forte, è un po' forte. Indubbiamente allora, era un caro po' forte, principe, ma sono dei calcoli che mi segnalano alcuni ascoltatori. Caro principe, qualcuno ha preso il suo annuncio di voler fare qualcosa per l'Italia nei giorni scorsi come una specie di discesa in campo. Posso dire solo evviva, no? Posso dire solo evviva. Allora, io però le voglio dare un consiglio. Lei ha già spiegato che non è assolutamente, sì, non vuole fare, sì, un partito, non vuole fare nessun movimento, no, eccetera eccetera, cosa che potrebbe tranquillamente fare. Le do un consiglio, si tenga lontano da queste cose qui, dalla politica italiana, si tenga lontanissimo dalla politica italiana. No, ma io, guarda, questo lei lo sa, perché ne abbiamo anche parlato più volte. Io della politica mi voglio tenere lontano, però dell'amore dell'Italia mi voglio tenere molto vicino. Ecco, questo non cambia niente che una persona, un cittadino italiano, si preoccupa del futuro del suo paese e vuole organizzare delle conferenze, dei webinar in questo caso, con dei temi diversi, che può essere l'economia, come può essere la scuola, la cultura. Ma sì, va bene, ma lei può fare tutte, ma va benissimo, per carità, lei può fare tutte le conferenze che vuole, però sa, quando parla il principe, fa un annuncio, sembra che lei voglia fare una specie di partito, di movimento per scendere in campo, che per me va benissimo, perché secondo me è l'unico modo che lei ha per dare un contributo, essendo persona molto più intelligente di altri cialtroni che sono al governo in questo momento, caro principe, sarebbe quella di candidarsi in Parlamento. Allora lei ci dica che prima Ne ho nessuna volta, non ne ho nessuna voglia, perché non ha voglia? Si dovrebbe candidare in Parlamento, sarebbe una cosa grandissima, un Savoia di nuovo in Parlamento, sarebbe una cosa grandiosa. Io farei il suo assistente personale. Il manutengolo, di casa Savoia. Io farei, voglio fare il portaborse in Parlamento di Emanuele Filiberto. Cioè, posso dire, vorrei fare questa cosa. Guarda, qua. Tu e Dio non abbiamo bisogno di una poltrona in Parlamento. Ma no, ma è per pigliare per il culo per 5 anni le persone, ci divertiremo come matti, dai. Pigliamoli per il culo in un altro modo. Guarda, io ti dico, ci sono persone molto più in gamba di me che ne sanno molto di più e loro dovrebbero andare in Parlamento. Lei sta dicendo che quelli adesso non sono in grado, cioè sono poco intelligenti, diciamo la verità, diciamola tutta. Lei che diciamola tutta che il taglio del Parlamento ben venga, ne dovrebbero tagliare molti di più, perché molti sono lì, diciamo, cioè lei farebbe un Parlamento di quante persone? 200 al massimo, 200 persone in Parlamento. Ma pensiamo all'America, che è una popolazione di 370 milioni, quanti sono? 100, non lo so, 150. Dunque, che facciamo? Un Parlamento di 100 persone può bastare per l'Italia? Un Parlamento di 100? Cioè... No, l'importante è fare un Parlamento di persone in gamba, di persone preparate. Ho capito, quello però è il popolo che vota. Mettere la meritocrazia
in centro alla discussione. Quello però è il popolo che vota. Io direi una cosa, guardi, io ho fatto l'altro giorno un movimento tempo fa e possiamo unire le forze. So che è una cosa un po' bizzarra, vero Parenzo? Cioè, sono una cosa un po' strana, diciamo, unire le forze, il principe e il signor Cruciani, che ha fatto un movimento che si chiamava Liberi Armati, no? Cioè il movimento Liberi Armati, caro Parenzo, mi senti o non mi senti? Cioè sarebbe una cosa piuttosto bizzarra, non mi senta, si è staccato, perché qui la tecnologia non funziona un cazzo. Collega... Cioè il problema è questo, che non c'è il 5G ancora in Italia, siamo indietro. Ma questo è anche una delle diciamo, lei delle vorrebbe più 5G abbiamo... lei vorrebbe più 5G in tutta Italia, diciamo. Io vorrei oggi nel mondo in cui viviamo vorrei più velocità, vorrei più 5G, più 5G, diciamolo così, facciamo incazzare. Vorrei più conoscenza, vorrei più sostenibilità. Ma lei lo farebbe, principe, lei lo farebbe il vaccino contro il coronavirus o no? Lei lo farebbe subito, è a favore dei vaccini oppure ha qualche dubbio? Beh, certo. Io ho fatto il vaccino per l'influenza e farei anche quello, evidentemente quello del coronavirus. Senta principe, nel suo governo, mettiamo che lei diventi capo del governo, cosa improbabile naturalmente. Mettiamo che lei improbabile. Governo Emanuele Filiberto in Italia. Governo Emanuele Filiberto. Chi metterebbe al ministro degli interni? Cioè, il bello ministro degli interni. Ecco, uno bello, interessante. Cioè, mettiamo una cosa incredibile. Emanuele Filiberto diventa capo del governo, l'ex Savoia. Per me sarebbe straordinario. Potevo mettere? Badoglio potremmo mettere. Badoglio magari, no? Nipote di Badoglio? No, mettiamo Parenzo così. No, ma chi metterebbe seriamente il ministro? Io vorrei gli esteri, ministro, se fosse possibile. Presidente, se fosse possibile. Io vorrei gli esteri. Scusa, quante lingue parli? Sicuramente più dell'attuale, no? L'inglese, mi difendo, assolutamente. L'inglese sì, Sei bocciato, l'inglese sì. Allora, datemi. Non ha manco la laurea, principe, manco la laurea, cioè, bocciato. Vabbè, nel suo governo ideale, chi farebbe il ministro? Guarda, sinceramente, oggi come oggi non ho la più pallida idea. E non è io non sto neanche pensando del tutto a questo, io sto veramente pensando all'appuntamento di domani. Riunisce un po' di gente a parlare sull'economia. C'è troppa gente che chiacchiera. Però posso darti un consiglio, caro Emanuele Filiberto? C'è troppa gente che chiacchiera. Gli stati generali, tu che organizzi le conferenze, troppa gente che chiacchiera. Qui bisogna candidarsi e te bisogna anche che ci candidiamo. Io ho un grande programma: legalizzazione della droga, legalizzazione della prostituzione, più armi agli italiani, ma spostare il Papa ad Avignone, mandare via il Vaticano. Ma pensa che cosa grandiosa che. Noi abbiamo già ridotto molto, diciamo, lo stato del Vaticano. Non ma mandiamoli mandi a Avignone, ci scomunica subito e non capiamo più niente. Non dimenticare che abbiamo Noi di casa Savoia l'avete ridotto. Sì, sì, è vero. Voi di casa Savoia l'avete ridotto. Però scusi sì, un attimo, vogliamo. Lei si inginocchia per quel. Si è mai inginocchiato per qualcosa, Emanuele Filiberto? Io mi sono inginocchiato davanti al Papa. Ne ho conosciuti tre e mi sono sempre con gran rispetto. Io sono anticlericale, purtroppo sono anticlericale. Devo dire che mi inginocchio anche davanti a una bellissima donna, mi inginocchio anche davanti a una persona che mi può insegnare molto il principe. Inginocchiarsi come stanno facendo adesso queste stars per quello che succede in America o altre persone politici in Italia. Quello che succede in America, come quello che succede ovunque, è molto grave, ma è molto grave dai due lati, voglio dire. Cioè? Dal lato poliziotto, ma anche dal lato della violenza. Giusto, certo. Questi sono degli atti molto gravi. Ma sono dei criminali quelli che manifestano e distruggono i negozi, eccetera, eccetera, perché poi fanno un torto agli stessi neri poveri. Quelli che manifestano pacificamente non sono criminali. Sì, ma inginocchiarsi è un atto che le piace, inginocchiarsi per questa vicenda. Non c'è un po' una moda in questa cosa qua di inginocchiarsi per questa cosa di Floyd anche in Italia, no? Inginocchiarsi in Parlamento. Allora, inginocchiarsi nel Parlamento italiano lo trovo ridicolo e ho visto la Boldrini. Esatto, sì. Vabbè, ma è un gesto politico, principe, però. Dai, è un gesto politico di vicinanza a quello che avviene nel mondo. No, ma il Parlamento non ci si inginocchia. Allora, che facciano veramente un avvicinamento, che prendono delle posizioni, che il governo faccia delle cose, voglio dire, c'è una ristrutturazione del tutto anche. Voglio dire, non è normale che nella polizia ci sono delle persone, dei razzisti o delle persone che sono così, va bene, capiamo anche come... Sì, però inginocchiarsi in Parlamento, lei dice è ridicolo, no, principe, inginocchiarsi in Parlamento? È ridicolo, è una faccenda,
prima di tutto americana, poi va ovunque, ma devo dire, questo lo trovo ridicolo, ma sono in tutto, io sopporto molto in questo movimento, credo che ci sono delle inuguaglianze enormi con i neri, ma anche con i gay, ma anche con scusi principe, che voto dà il governo Conte lei complessivamente fino adesso in questa gestione del coronavirus? Cioè, facciamo due domande un po' veloci, il voto al governo Conte, che lei che vuole insomma dare un contributo all'Italia, che voto dà il signor Conte? No, 5 per le idee e 0 per l'esecuzione delle idee. Dunque facciamo la media, 2 e mezzo, diciamo. 2 e mezzo. Disastro, 5 per le idee e 0 per l'esecuzione. Benissimo. Lei preferisce la vagina senza pelo o col pelo? Un'altra cosa completamente diversa. Ma chiedere questo però al principe, si deve andare da una parte all'altra. Il principe, è anche un principe che è molto attento all'elemento femminile. Allora io le chiedo una cosa molto interessante. Lei preferisce col pelo o senza pelo? Perché qui non si può sfuggire a questa domanda. È una domanda fondamentale. E soprattutto anche Sciaboletta, cosa preferiva Sciaboletta soprattutto? Sciaboletta non lo so, non glielo ho mai chiesto. E lei invece? Io amo la donna, la donna vera, quella che se la tiene. Ah, quella che sa. Molto bene. Sono molto felliniano, diciamo, su questo. Quella che si tiene il pelo, sì, molto felliniano. Come funziona nelle case reali, però, a questo c'hanno punto? C'è quella tradizione delle case reali. Ceretta al miele, caro Parenzo, ceretta al miele. Che vuol dire ceretta al miele? Una ceretta molto speciale, che è un miele che viene dalle api dell'Himalaya, che cioè si fanno tutti la ceretta, dice le case reali ormai si anche fanno tutti la ceretta col miele dell'Himalaya. Ma possiamo parlare di cose serie? No, ma questa è una cosa serissima, ma è una cosa serissima questa, ma tutti gli italiani tutti gli italiani guardano giù, no, e incontrano una cosa oppure l'altra, per cui no, però le faccio com'era la storia, quale disse la contessa passando sullo specchio, come me la vedo nera, com'era questa cosa? Esatto. Comunque noi non ci potremmo mai incontrare, perché è un programma troppo conservatore, un programma troppo, ha dei programmi troppo moderati per me. Io voglio riaprire i bordelli, legalizzare la droga, spostare il Vaticano, anticlericalismo a 1000, armi distribuite a più non posso. Io sono così, cioè una roba dall'assalto. Lei è tutto. Ma allora scusa, perché non provi a prendere il posto di Trump? Beh, insomma, sì, un programma un po' trampiano. Lei piace Trump? È troppo moderato Trump. Signor Trump, piace a lei? Che voto dà Trump? No, non devo dire che non è il mio favorito. Non gradisce Trump. Sì, è poco elegante, anche non è elegante, dai principi, diciamo la non è regale, diciamo che non è regale. Posso dire un'altra cosa. Allora, mi sembra che l'avventura televisiva di Emanuele Filiberto sia finita, perché se vuole dare un contributo al paese, si può dire che lei dice difficilmente la rivedremo ancora in televisione, o dipende dai soldi? Principe. Dipende soprattutto dalle idee, ma al di là di questo voglio dare il suo contributo, ma voglio di nuovo dire la mia, che questo non è una vabbè, lei non vuole fare un partito, non vuole fare un partito, lei non si candiderà mai in Parlamento, lo possiamo più dire? Italia no, più Italia non è un partito, è un'idea di un ma più Italia, ma Freccero, ma che roba è più Italia? Freccero, ma che cosa è più Italia? Aspetta, senta Freccero un attimo. Sembra la matematica più Italia, ma che cos'è? L'algebra si va al ginnasio, l'algebra, dai. Ma poi a lei non piacerebbe, Freccero, un Savoia in Parlamento? Sarebbe straordinario, ripetere naturalmente, situazionismo pure, naturalmente, meraviglioso, vederlo in quello scranno, naturalmente, che cacciò la casa reale del passato. Naturalmente sarebbe un grande revanchismo, bellissimo. Scusi, bellissimo. Domanda conclusiva, caro principe, avendo detto che lei non andrà mai in Parlamento, che sicuramente non si candiderà, eccetera eccetera, benissimo, ma Mussolini una cosa giusta l'ha fatta per l'Italia, signor Mussolini, una cosa giusta, qualche cosa di giusto l'ha fatto? No, ma è interessante questa cosa, perché ancora se ne parla. Se ne parla anche troppo. Vedi, il problema dell'Italia è che siamo tutti, ci giriamo tutti verso il passato e non ci giriamo verso il futuro. Sì, ma una cosa giusta. Però c'erano dei monarchici nella Resistenza, principe? C'erano dei monarchici nella Resistenza. Ma lei avrebbe fatto la Resistenza, ad esempio? Lei l'avrebbe fatta la Resistenza? Mia nonna è stata molto attiva nella Resistenza. Lo so, ma tu avresti fatto la Resistenza, ad esempio? Interessante sapere questo. Avresti combattuto contro Salò? Io sicuramente l'avrei fatta, sì. Per cui Mussolini, diciamo, ha fatto poche cose buone, una cosa giusta l'avrà fatto o no?
Mussolini purtroppo ha portato sto paese allo spasso. Adesso mettiamola così, i fascisti si incazzeranno con lei. Grazie principe, no, un abbraccio. Allora, appuntamento per favore domani. Sì, collegatevi, collegatevi, potete andare sul sito. Ma chi parla? Ma chi parla? Vabbè, ciao. Parla. Ciao. Ciao. Ciao.